Luciano Ercole era socio di Alberto Pugliese, conosciuti insieme, no? Quindi per Marte, il dio della guerra, c'era anche Ercole, che allora però nella sola veste di produttore, credo che si occupasse anche di organizzare la produzione. Poi invece come regista, dopo con i Gialli, mi pare abbiamo fatto insieme tre film, forse, o quattro, non mi ricordo. Uno era Venere Più, che poi è diventato Foto proibite, una signora per bene. Venere Più era un copione pronto che avevo scritto per mia moglie, no? Mara Mari, no? Aveva fatto un patto con mia moglie, no? Io dirigevo solo i film con lei protagonista, lei faceva la protagonista solo in film diretti da me. Il matrimonio è durato ancora, dura ancora adesso, film meno, ma però è un patto, fu un patto forse saggio. E avevo scritto per lei questo copione che avevo chiamato Venere Più. Però l'interpretazione che ne ha dato poi Ercole è un po' diversa, ovvero sia, vabbè, Pugliese mi ha telefonato e mi ha detto: qui siamo nei guai, no? Abbiamo una crisi finanziaria, dobbiamo partire con un film subito la settimana prossima, se no saltiamo per aria. E dico: beh, ho chiesto a mia moglie, dico, che faccio? Dico: ma sì, faccio io tanto. Lei intanto si era innamorata del soggetto della Lunga spiaggia fredda, che non era mio, no? E vabbè, vediamo di fare quell'altro, allora questo glielo vendo, glielo do a loro. E ho dato questo copione Venere Più a Pugliese, che poi l'ha fatto fare a Ercole, mettendogli poi quel titolo lì del fotoprovvisione per bene. Però lui l'ha interpretato in modo un po' diverso, cioè nel copione la storia della donna che veniva ricattata da cattivo, no? Il cattivo era un bello e la donna partecipava in parte. E quindi il film era un pochino più psicologico che non banalmente erotico, diciamo, no? Perché ho visto, me lo ricordo vagamente, ma insomma dico, mi ricordo che Luciano Ercole forzò un po' la parte violenta, cioè di erotismo sadico quasi, no? Invece non era così, cioè secondo me era meglio, se posso, ovvero sia c'era un rapporto psicologico più sottile tra il ricattatore e la ricattata. E poi nel finale c'era il classico doppio finale alla Clouseau, ovvero sia, chiedevano, mi pare c'era un personaggio secondario che era un assistente del marito, e uno dice: ma come, quando questo ha firmato l'assicurazione sulla moglie di 500 milioni, non ti sei insospettito? E lui: no, perché mi dovevo insospettire? L'assicurazione diceva che se moriva lui li prendeva lei, se moriva lei li prendeva lui. E l'amica diceva: vabbè, lasciamo perdere, non ci pensiamo, perché se no. Quindi c'era questo scatto finale che invece nel film mi pare non ci sia più.